un applauso alla Tempi. C'è un altro elemento da mettere in luce di questo libro. Scrivere libri sulla malattia è la cosa più difficile che un autore possa fare. Ci si è provato Thomas Mann, il Boldenbrook, ma anche altri. Ci si è provata Lina Lagorio, approssimato per difetto. Ci si è provato Pontigia. Ci si sono provati in tanti e i bravi l'hanno azzeccata, ci hanno acchiappato. I meno bravi, io lo so perché ogni tanto mi arrivano dall'editore dei testi da esaminare, da leggere, e sono a volte libri sulla malattia e c'è da mettersi le mani nei capelli, perché è difficile, è molto difficile. Bisogna riuscire a estraniarsi un pochino dalla tragedia personale. Bisogna riuscire a guardare con un po' di obiettività, con un certo distacco le cose che succedono a chi scrive. E in questo Marina è felicissima, perché quale strumento usa per giocare al meglio con le parole? Usa lo strumento dell'ironia, qualche volta anche del sarcasmo, ma soprattutto dell'ironia. Quando c'è qualche cosa che commuove, che muove sentimenti eccetera, lei dà una giratina al discorso, in questo ha avuto un maestro grandissimo che fu Manzoni, e lo trasferisce sul piano dello sguardo ironico, dello sguardo divertito, della osservazione con distacco di quello che le succede, di quello che la tocca da vicino. Micidiali sono, riguardano anche me, sono per noi il fatto che noi che adesso possiamo camminare, muoverci, spostarci, andare dove vogliamo, a volte veniamo colpiti da una malattia terrificante che è l'indolenza, il non trovare una motivazione. La scorsa settimana il sindaco di Framura giustamente ha detto questo libro portiamocelo un po' dietro e vediamo magari di leggerne un pezzettino quando magari non so se comprarmi il vestito rosso oppure quello giallo, oppure non so se partire e andare al super sconto a comprare oppure se giocare con mio figlio. Bene, prendiamolo un attimo e leggiamo, e forse una sferzata di aria fredda oppure una bella doccia gelata ci capita addosso. Il paradosso di una persona come Marina, impossibilitata a muoversi, a fare qualsiasi atto di vita quotidiana, o perlomeno la stragrande maggioranza degli atti di vita quotidiana, dipendente in tutto e per tutto da un respiratore. Il respiratore lo sentite, vero? Ha un bel ritmo, è il ritmo della vita, è un dare, è un lasciare, un mettere, un togliere, esattamente come la musica. Quindi altro paradosso, qui abbiamo dei suoni che sono i suoni della vita, che possono essere mischiati, e io li ho mischiati perché comunque io sono nata, prima di nascere, come fisioterapista, come insegnante di educazione fisica, quindi ho giocato sempre con la ritmica, ho giocato con il gioco e ho giocato con tutte le possibilità di movimento, da quelle più eccelse, il salto in alto, le varie discipline sportive, a quelle altrettanto eccelse dell'espressione mimica e gestuale. Ho giocato con tante persone, giovani, adulti, anziani, ai suoni, e anche con Marina To, altro paradosso, mi è venuto sempre da giocare, e credo che forse vorrei soffermarmi sullo spirito che anima questo libro. La vera storia della principessa sul pisello non vuole insegnare niente a nessuno. Ognuno di noi ha della propria esistenza e del suo scopo una percezione diversa che varia a seconda delle proprie potenzialità e del proprio istinto. Ognuno ha il suo grado di sopportazione del dolore. Ognuno di noi soffre e gioisce per cose diverse. Il libro vuole solo raccontare una storia non facile, ma che io e la mia famiglia abbiamo affrontato con due criteri fondamentali: adattabilità e ironia. Questo è del capitolo Vita
e miracoli. C'è chi nasce dove c'è sempre il sole, chi in una calda notte estiva. Io sono nata in un giorno di sciopero e i due imbecilli che mi fecero uscire esclamarono: «Questo bambino è pelato!» Era il mio sedere. Parto podalico prematuro, un culo pazzesco. Un eminente luminare dell'epoca informò i miei che sicuramente e fortunatamente sarei morta. E se ciò non si fosse verificato non avrei né parlato, né mangiato, né camminato, eccetera, eccetera, eccetera. Contrariamente al parere dell'illustre clinico, i miei decisero di portarmi a casa e di tentare l'empirico allevamento della bestiolina che, nonostante tutto, pareva non avere intenzione di andare a far compagnia agli angioletti. A furia di cucchiaini di latte, di bugattine, cioè ciucciotti di pezza imbevuti di latte e zucchero, a furia di coccole di tre nonni, due bisnonni e una zia, riuscì ad arrivare a 4 mesi e a quel punto mi depositarono tra le braccia di un uomo bellissimo. Fu amore a prima vista. Gli occhi azzurri del 35enne primario della seconda divisione di ortopedia dell'Istituto Giannina Gaslini di Genova comunicarono coi miei grandi occhi neri. «Io ti salverò», disse lui. «Fai di me quello che vuoi», fu la mia audace risposta. Cominciò così la nostra storia, fatta di gessi, di fisioterapia, di prove, di studi, di visite, di esami. Quella strana cosa che mi portavo dentro dalla nascita non voleva saperne di omologarsi a qualcosa di conosciuto e alla fine si parlò nebulosamente di sindrome del tessuto connettivo, sindrome di Ehlers-Danlos. Naturalmente in casa mia tale graziosa e variegata malattia era del tutto sconosciuta e, tra l'altro, assolutamente assente. I miei genitori sono alti, forti ed erano anche fighi. Ora, risparmiandovi una dettagliata relazione sulle leggi dell'ereditarietà di Mendel, quello dei piselli e dei topi, viene da chiedersi da dove sia uscito un carciofo come me. Certo è che se il dottor Mendel mi avesse conosciuto, avrebbe sicuramente lasciato da parte i piselli e si sarebbe dedicata a me. Ora, in virtù di quelle leggi, ho ereditato dai miei anche un sacco di belle qualità che tralascio qui per modestia, mentre mi piace soffermarmi brevemente sulle altre. Da parte di madre ho avuto allergia alle graminacee, ipersideremia. Da parte di padre, dolori reumatici, dermatite, tachicardia. Naturalmente, tutti questi disturbi presi singolarmente sono ben poca cosa, ma messi assieme e conditi con la sindrome di ED fanno di me un vero monumento a Ippocrate. Io sono la gioia dei medici. Con